Ciao ragazzi, oggi continuiamo con i lavori sul DR65 e devo scegliere quale testa montare. Se questa Polini diametro 41 a testa a scoppio laterale o questa testa Polini diametro 42 a scoppio centrale. Sono idonee tutte e due per un 65. Ora il problema qual è? Vi faccio vedere. Devo avere la compressione ottimale. Al punto morto superiore, guardate, qui ho il pistone che non arriva proprio a piano, ma a 1 mm almeno. C'è questo gradino di 1 mm. Con la testa a scoppio centrale, qui ho un altro gradino, che sarà anche questo di 1 mm. 1 mm più 1 mm sono già 2 mm. Non so lo squish se sarà sufficiente oppure è troppo elevato e il motore poi non mi parte. Mentre qui non ho un gradino, guardate, e la testa e la camera di combustione è anche più bassa. Quindi io per esperienza propenderei su questa testa. Comunque, dobbiamo imparare anche a misurare lo squish. Quindi procediamo per come si dice, con un falso montaggio del pistone della testa e misuriamo lo squish. Ora cerco una vite di testa perché ne ho tre. Come si fa a misurare lo squish non avendo chissà quali strumenti? Ci occorre un rotolo di filo di stagno. Ne prendo un pochettino, lo taglio. Comincio ad arrotolarlo. Questo filo di stagno ha uno spessore di, dove sta scritto, 1 mm. Guardate, 1 mm. Lo squish per essere ottimale su un motore del genere deve andare da 0,9 a massimo 1,6, 1,7. Arrotolo il filo di stagno. Non so se mi vedete. Taglio questa estremità. Taglio quest'altra estremità. Prendo un calibro e vado a misurare quanto è lo spessore del filo di stagno arrotolato. Ok, di, allora, 1,9 mm, quasi 2 mm, guardate. Lo leggete anche voi. Cosa faccio? Prendo il filo di stagno, lo posiziono qui. Lo posiziono qui, però deve stare fermo sulla testa. E li vado ad avvitare. Allora, lo tengo così, altrimenti si sposta, quindi voi vedrete il motore in verticale al momento. Metto la testa a scoppio centrale. Prendo
Però non mi piace, ragazzi, questo filo di stagno è troppo corto, ne faccio un altro, altrimenti mi balla all'interno e non va bene. Vediamo un po', abbiate pazienza. Questo magari lo usiamo per misurare lo squish su un 50. Piego. Rotolo. Vediamo un po', prendo più o meno la misura, qui questa parte la taglio. Tagliare taglio. Altro pochettino. Perfetto, guardate, ho posizionato il filo di stagno, sta fermo da solo. Ora monto per prima testa la testa a scoppio centrale. Non metto le rondelle, tanto mi serve solo per fare un falso montaggio. Mi serve solo avere la testa ben avvitata sul cilindro. Prendiamo una chiave a bussola da 11. E avvitiamo fino a far andare le viti in battuta. È molto importante fare questi falsi montaggi perché poi va a finire che si monta il motore, si pensa di aver fatto tutto bene, il motore non parte perché? Perché lo squish è alto e non ha compressione il motore. Quindi non è che qua si prendono i pezzi, lì si montano, il motore parte, assolutamente no, magari fosse così. Abbiate un po' di pazienza che avvito i pezzi. Uno, due, tre. Ora prendo una chiave da 10 per far girare l'albero motore in maniera tale che il filo di stagno venga schiacciato dalla compressione del pistone. Ecco, l'ho sentito. Benissimo, ora svito di nuovo.
Come abbiamo visto, il filo di stagno arrotolato ha uno spessore di 1,9 mm. Svitiamo l'ultimo dado. Perché non si svita? Sfilo la testa e vado a misurare su questa estremità quant'è lo spessore del filo di stagno. Quindi qui è 1 mm, 1 mm, ma 1,7 mm, 1,8 mm da un lato, vediamo dall'altro. Un 1,7 mm, 1,8 mm. È abbastanza alto. Ripetiamo la stessa cosa con la testa, quella che non è a scoppio centrale. Quindi posiziono il filo di stagno, ecco fatto. Ho messo, infilo la testa, riavvito i dadi, scomodo. Metto l'ultimo dado. Procediamo e con questa testa lo squish sarà sicuramente molto più basso. Avvito i dadi, li faccio già andare giusto in battuta. Giro l'albero motore. Benissimo. Svito nuovamente i dadi.
un minuto di pazienza che devo svitare. Sfilo la testa e vado a misurare lo spessore. Qui vediamo un po' se si vede che è schiacciato il cavo. Ecco, vedete? È schiacciato. Quindi vado a misurare con il calibro lo spessore del filo di stagno in quel punto. Benissimo. Ed è di 0,9, un millimetro quasi. Quindi io su questo motore monterò questa testa perché ho la compressione ottimale, perché con questa ho 1,7 mm quasi, troppo alto. E questo è un problema delle teste Polini che producono ora. Hanno questo gradino qui altissimo, infatti molti le portano a farle abbassare al tornio, le fanno abbassare di qualche decimo, perché così è troppo alto. Se avessimo avuto su un cilindro di R una testa di R, non avremmo avuto alcun problema, sarebbe andata benissimo, perché testa di R progettata per quel cilindro. Le teste Polini su cilindri Polini vanno benissimo, anche se questa comunque ha un rapporto di compressione troppo basso, perché ha lo squish alto. E ragazzi, quindi monterò la valvola di decompressione su questa testa e procederò con il montaggio. Thank you.